Ministra Scacciola, allora questo riconoscimento anche per lei dopo una annata l'anno scorso, una cavalcata eccezionale. Sì, direi è un riconoscimento di cui ne vado molto fiero, che in questo vorrei ringraziare e condividerlo insomma col mio staff e i miei giocatori. Senta, quest'anno è iniziata veramente, avete raccolto meno di quanto avete seminato fino ad ora. Qual è la difficoltà per una neopromossa, anche se voi venite già dalla Serie B, che ha trovato quest'anno fino ad ora? Ma direi che stiamo facendo un grande campionato a livello di punti, in effetti per quello che abbiamo seminato può darsi che ci può mancare qualcosina, ma abbiamo una situazione di classifica a inizio anno che avremmo sognato e quindi è chiaro che non bisogna adagiarsi perché il campionato è lungo e difficile, quindi speriamo di riuscire a continuare così. Adesso arrivano due partite in casa, fondamentali per la classifica e non solo, anche perché adesso può arrivare un po' di sosta. Come li affronterete e qual è il vostro obiettivo finale? Ma sicuramente adesso mancano tre partite al girone andata, ne abbiamo due in casa, una fuori a Bologna. Sono partite difficili come del resto tutte, quelle che compongono insomma il calendario della Serie B, quindi cercheremo di fare più punti possibili per poi avere la sosta, sapendo che comunque il girone di ritorno rispetto all'andata è sempre più complicato. Rimane sempre la salvezza il vostro obiettivo oppure le ambizioni si sono alzate poco a poco? No, sicuramente la salvezza è il nostro obiettivo principale. Poi è chiaro che, detto questo, viviamo partita per partita pensando di riuscire a fare più punti possibili prima possibile. Senta, guardando le nuove disposizioni per quanto riguarda l'allargamento della rosa, come la vede questi giovani che possono entrare già in prima squadra? Ma noi di giovani ne abbiamo diversi, abbiamo diversi, stanno anche giocando, stanno crescendo e quindi è chiaro che i giovani bisogna avere un po' più tempo, però si stanno disimpegnando bene, quindi stanno meritando lo spazio che hanno. Le dico, è antipatico fare i nomi, ma se mi dovesse fare un nome della sua rosa che già lo vede per le prospettive future? Ma direi che i giovani insomma adesso fare dei nomi, stanno facendo tutti bene, quindi è soprattutto il risultato che abbiamo ottenuto fino adesso è principalmente frutto insomma della squadra in generale, che sia i giovani che i meno giovani, che stanno facendo molto bene. Senti, il regalo che lei vorrebbe di più per Natale? Ma di continuare insomma di continuare così e cercando se è possibile, che c'è sempre la possibilità di migliorarsi in futuro. Per chiudere, qual è la sua favorita per la vittoria finale di Serie B? Questo non lo so e non saprei, perché comunque abbiamo visto che il girone d'andata ha detto che qualche squadra sta facendo un po' meno rispetto a quello che si pensava. Poi è chiaro che ci sono organici come Catania, Bologna e Livorno che penso che a livello di qualità abbiano un qualcosa in più degli altri. E la Provercelli? Provercelli pensa in proprio di cercare di far bene e possibilmente di migliorare. Grazie, auguri. Grazie.